questo è il peggior tracking di sempre. Some rise, some fall, some devil runs through us all. Some stable, some rich, just chemicals in my brain. I keep pushing but there's no relief. I keep trying but I cannot sleep. I'm a man possessed, I'm a man obsessed, and I cannot stop, gonna keep on going till there's nothing left. I'm a man possessed. Nuovo video. Oggi torniamo a parlare del nuovo Air 3S dopo il primo video dove siamo andati a fare un test e confronto con Mavic 3 Pro al tramonto. Oggi mettiamo invece in pratica tutte le nostre conoscenze per andare a fare un video vecchio stile in città. Qui siamo a confine con la zona rossa in realtà, ma qua siamo a Trevi Alto, un paese squisito, bellissimo, squisito anche perché in realtà qui c'è l'olio migliore di tutta l'Umbria, e andremo a vedere come se la cava il nuovo Air 3S in città. Vediamo tutte le immagini che riusciremo a tirar fuori e poi andremo a fare invece un bel test di Active Track sfruttando una bicicletta in uno scenario abbastanza complicato, ma per il quale in realtà è stato progettato sfruttando il nuovo sensore LiDAR. Staremo a vedere che cosa riusciremo a tirar fuori da questa giornata. Eccoci finalmente in quel periodo dell'anno in cui siamo pronti probabilmente ad accendere la DJI Care. Infatti siamo tornati a fare i test come solitamente piace fare a me e vediamo effettivamente il nuovo sensore LiDAR fin dove potrà spingersi, soprattutto in condizioni un po' particolari per fare un ottimo tracking. E per farlo ovviamente siamo qui in compagnia della Duoz C29, modello più economico della Duoz, che è anche lo sponsor di questo video, che ci permetterà di testare a modo il nuovo DJI Air 3S. Air 3S che, al di là delle polemiche insomma che tengono sempre parecchio banco in Italia, a me sinceramente sta piacendo un bel po'. Lo abbiamo testato al tramonto con discreta soddisfazione, almeno per quanto riguarda me. Ovviamente ha i suoi problemi, ovviamente scommetto un euro che il tracking sarà ancora mediocre, però non rimane che scoprirlo, quindi andiamo. Air 3S pronto, ora partiamo davvero con un bel tracking da dietro in bici. Vediamo un po' che cosa succederà. Nemmeno il tempo di fare i primi metri in bicicletta ad una velocità massima che di picco ha raggiunto i 15 km/h, quando in realtà comunque di media sono sempre rimasto intorno ai 10 km/h, il drone è da subito sembrato un po' nervoso nei movimenti. Un movimento sicuramente più dinamico rispetto a quello a cui eravamo abituati a vedere in passato, che potrebbe essere interessante per certi aspetti, ma alla prima curva fatta probabilmente a 3 km/h il drone mi ha perso completamente, ho dovuto interrompere il volo e ricominciare. In questa seconda fase che andremo a vedere adesso, il drone inizialmente ha iniziato a seguirmi e ha girato l'ostacolo di una pianta in maniera dinamica, che a me personalmente è anche piaciuto come modo di approcciare il tracking, e per certi aspetti ricorda un po' quel movimento che avevo già filmato e riscontrato su Skydio 2.
Peccato però che la velocità di inseguimento di questo Air 3S è risultata essere davvero molto lenta e molto impacciata. Infatti nel tragitto che ci porterà fino all'inizio del vero e proprio boschetto, purtroppo il drone mi ha nuovamente perso nell'inseguimento, sempre a velocità ridicole, ma soprattutto ha impattato alcuni rami per ben 3 volte, rompendo anche 4 eliche. E quindi andiamo un po' a vedere qual è stato il suo comportamento in questo tragitto, che mi ha lasciato francamente un po' con l'amaro in bocca. Breve storia triste dell'Air 3S. Ho scelto la Duoz C29 perché rispetta ogni regolamento europeo. Con la batteria da 7,50 ci permetterà di viaggiare per 80-100 km di autonomia. È una bici a pedalata assistita, non ha acceleratore, quindi molto bene, rispettiamo le regole, che altrimenti qua è un problema dietro l'altro. Velocità massima fino a 25 km orari, quindi nel pieno rispetto del regolamento europeo. Io ho scelto questa bici anche per il suo portapacchi, perché a Monza Michel mi sarebbe tornato molto utile. Come sempre abbiamo il nostro computerino di bordo, cosa super apprezzata che con la bici è incluso anche il nostro supporto per lo smartphone e la presa USB, che purtroppo non è Type-C ma comunque è la classica USB, che mentre navigheremo con lo smartphone potremo anche ricaricare qua sfruttando la porta laterale del supporto. Non male, non male. Un'altra cosa che mi piace particolarmente è la possibilità di scaricare l'app anche di Duoz, che ci darà la possibilità anche di pianificare i nostri viaggi, di vedere la quantità di batteria rimanente. Abbiamo il classico cambio Shimano da 21 rapporti e questo ci darà la possibilità di affrontare più o meno ogni tipologia di tracciato. In questo caso ho scelto una bici mountain bike più o meno classica, costa meno di 800 euro spedito dall'Europa, quindi ottimo secondo me.
siamo riusciti ad andare più di 20 km orari, nemmeno 25, 20, quindi ho ottenuto una media di 15 km orari perché il drone mi ha perso due volte in questo piccolo percorso fatto fin qui e soprattutto si è schiantato su varie piante e cose varie almeno tre volte in un chilometro. L'obiettivo del video in realtà era riportarvi dopo tanto tempo nel vero boschetto, l'unico vero boschetto. E però è inutile portarvi nel boschetto perché lui, cioè nel boschetto non rimane nemmeno più un braccetto probabilmente. Almeno qui cambierò solo le eliche. No, no. Che dire, se anche voi pensavate che finalmente fosse arrivato qua per la prima volta il nuovo Skydio 2, no. Comprato un bel Mini 3 Pro oppure tornate al vecchio caro Mavic 2.